funziona così, non c'è niente da fare. Arriva un momento, soprattutto quando hai scelto di fare l'allenatore del Palermo e il tuo presidente si chiama Maurizio Zamparini, in cui il tuo operato viene posto sotto il gigantesco occhio di una lente di ingrandimento e ti senti prigioniero. Puoi averne vinte 20 di partite, poi ne perdi una, magari due, e lì sono guai. Prigioniero di una strada sempre dritta che porta a un dirupo. Come un condannato a morte. Un condannato a morte rinchiuso in una cella a 3 metri per 3. Esattamente come il personaggio di questo libro. L'ultimo giorno di un condannato a morte di Victor Hugo. Un prigioniero di cui non si conosce il nome. Un prigioniero di cui non si conosce il capo d'accusa. Di lui si sa solamente una cosa. Quello che prova. Quelle 6 settimane passate a pensare soltanto a un orario, le 4 del pomeriggio, di quel giorno in cui verrà accompagnato al patibolo e verrà giustiziato. Una tortura che ti distrugge. E quando arriva quel giorno, le 4 del pomeriggio, o Torino-Palermo, fate voi, tu pensi che tutto possa accadere, che tu ti puoi salvare. Ma certe volte non va così. La grazia. O per pietà, 5 minuti ancora. Chissà, arriverà forse. È tremendo morire così alla mia età. Di grazie che arrivano all'ultimo minuto, io ne ho viste spesso. E perché a me non si deve dare la grazia? Dannato boia. Si è avvicinato al giudice per dirgli che l'esecuzione va fatta e anche a una certa ora. Che tra l'altro piove e c'è il rischio della ruggine. Sì, per pietà, un minuto soltanto per attendere la grazia, altrimenti io mi difendo, altrimenti io mordo. Ma il giudice e il boia sono usciti. Sono solo adesso, solo con 2 guardie. Oh, immondo popolo con le sue grida di iena. E se io non riuscissi a sfuggire? Se non mi salveranno? Se la mia grazia... È impossibile che non mi diano la grazia. Oh, miserabili, io li sento, stanno salendo le scale. Poi, le 4 del pomeriggio. Questa è una storia vecchia, una storia del 1829, una storia vecchia, che però viene ripetuta, che si ripropone sotto altra forma, nelle esperienze rosanero di certi allenatori.